Ciao ragazzi, oggi siamo sul canale di Big Marti Matteo Caruso. Ragazzi, oggi siamo su FIFA 22. Allora, c'ho il 22 ancora perché ho ordinato, sto aspettando che uscire il 25 per poi comprarlo. Quindi per il momento siamo sul 22. Allora ragazzi, noi, io avevo già creato una tipo di allenatore, quella della Summer FC, però essendo che mi sembra un mio amico, ora voglio crearla una da solo. E vabbè, ovviamente andiamo a chiamarci. Allora, come mi chiamo io veramente, quindi. Così lo sapete anche come mi chiamo veramente io. Il mio nome è vero. Vabbè, non è che era difficile da sapere perché nome e cognome ce l'ho su YouTube. E vabbè, Matteo Caruso ci chiamo io. Allora, ovviamente siamo italiani e eccolo qua. Allora ragazzi, il nome della squadra sarà, ovviamente la squadra creata sarà la Castelvolturno FC. Mi è venuta in realtà questa idea perché io dove vivo a Castelvolturno. Perché non creare una squadra per dedicare a Castelvolturno? Ed eccola qua. Allora ragazzi, essendo che noi in effetti ci troviamo a Napoli, come squadra andiamo a sostituire, non voglio sostituire Napoli, che giustamente è una delle squadre non più importanti della Serie A, però è una delle squadre molto famose della Serie A, andiamo a sostituire la Salernitana, eccola qua. E ovviamente come club rivale sarà il Napoli. Allora, mo che ho le maglie, ve le farò vedere. Allora, questa qua sarà un po' la divisa in casa, che mi piace molto. Allora, come colore terziario, ma blu ci andrebbe. Come numero e maglia può rimanere il bianco, penso. Sì, perché così esce un bel po', si riesce a vedere com'è bella, no? La maglia, bella bella. Ora andiamo a creare quella in trasferta. Questa qua è quella in trasferta, che giusto non hanno mica i colori uguali, no. Però potremmo cambiarla di nuovo perché sennò va a finire un po' troppo uguali. E giustamente ci confondiamo, ma gialla mi piacerebbe molto, ma è figa questa. Ok, questa qua è la divisa. Ora andiamo a creare lo stemma. Vabbè, lo stemma mi piacerebbe farlo tipo, allora, aspetta un attimo, questo blu tipo, eccola qua, raga, dai, fighissimo il logo, dai. Questo logo mi ricorda precisamente, devo dire la verità, Castelvolturno. Non so perché, ma questo logo mi ricorda Castelvolturno. Allora, come stadio in casa andiamo a scegliere uno piccolino, tipo per l'inizio, che ne so. Piccolo, guarda, questo qua è il più piccolo, potremmo prenderci questo. Ma sì, prendiamoci questo, dai. C'è una cosa però. No, noi rimaniamo Stadium Olympic. Però scrivetemi nei commenti come chiamare il club. Tribune, colore stadio. Allora, mi verde acqua ci sta un botto. Verde acqua ci sta. È proprio un colore bello bello. Ciano, bellino, ciano. Blu cielo. Dai, questo è troppo bello. Blu cielo, troppo bello, vai. Troppo bello, devo dire la verità, è bellissimo. Allora, campo. Allora, il campo, vabbè, l'erba tutto a posto, anche le vetri penso che andiamo tutto uguale, tanto. Ah, queste qua sono le musiche. Allora, il brano gol non è nessuno per me, anche rispetto anche per quando questo qua mi sembra il migliore, quello del Borussia Dortmund. Sì, dai, va bene questo. Allora, raga, io sto scendo quasi tutti i brani, so già quali mettere perché alla fine un po' me ne sono studiato. Allora, questo qua va bene, questo un po' me ne sono andato. Questo qua è bellissimo, quello del Borussia Dortmund, che bello questo qua, quindi useremo questo qua. Abbiamo finito tutto, dobbiamo andare solo alla creazione del club, anzi dobbiamo andare alla creazione della rosa. Ci vediamo direttamente quando ho fatto una rosa decente. Allora ragazzi, ho creato la nostra formazione. Cioè, non ho creato la formazione, ho trovato, cercare sempre di
di stricciare le cose, un po' un casino, e a meno capitare con un 4 tete, però siamo capitati col falso 9. E ho messo, vabbè, alla fine età del club giovane, per non esagerare un botto. E ora di andare a vedere precisamente la rosa tutti quanti, perché io letteralmente non so niente. Io so solo che è con un 4-3-3. Andremo a salvare su questo qua, che l'avevo già creato io, e così non perdo tanto tempo. Allora, ah, ragazzi, un'altra cosa, essendo che io di FIFA 22 ovviamente sono esperto. Signore e signori, ecco qua. Siamo lieti di dare il benvenuto al nuovo allenatore Caruso, buongiorno. Ecco qua, allora, competizione, ci vogliamo provare a fare questa, sì, dai. Però facciamo questa, almeno possiamo cominciare a fare tante. Allora, probabilmente questa qua è la formazione iniziale, con Pellegrino, Wilmes, Conti, Messina, Petrovic, Sirco, De Costa, Okafor, Cecmani, Navarette e Guidi. Poi qua, qua dentro abbiamo questi altri che non sono i migliori, ma su qua ce lo dovevamo anche aspettare questa cosa, in effetti, perché siamo iniziati con una squadra che ha 3 stelle all'incirca, quindi non è buonissimo come cosa. Allora, l'ufficio, vediamo qua cosa ci vengono da dire. Ah, vabbè, sono tutte le cose, vabbè, questo qua non ci deve importare niente. Allora, trovano i talenti per la tua squadra. Allora, cerchiamo di mandare qualcuno. Abbiamo Alessio Rinaldi che fa seguire i giocatori, e lo facciamo seguire in andiamo in Argentina, tipo a trovare tipo nei nuovi, proprio in Argentina, sì. Durata 3 mesi, tipo qualsiasi, e andiamo. Allora, costo 96.000, e dobbiamo comunque spenderli, però per trovare i giocatori che dobbiamo fare è da. Allora, abbiamo 49 milioni di budget, perché non ho dovuto spendere qualcuno per quelli là, quindi comunque ho dovuto farlo. Allora, avete mercato globale, vabbè, facciamo sta così qua. Al momento abbiamo questa rosa. Allora, la rosa qua, eccola qua. Che schifo, cioè veramente. E vabbè, non è il massimo di che possiamo fare. Ordiniamoli per totale, quelli più forti. Allora, quello più forte è Petrovic, che quanto ha di velocità non si può vedere. Non si può vedere, buono! Vabbè, andiamola a vedere allora direttamente in Abelosa, dovrebbe statistica. Eccole qua. Non è mai questa, crescita. Eccoli qua, allora. Questo qua. Ok, va. Allora, quello. Oh, ma si può mettere. Non è impossibile. Vabbè, vai. Allora, questo qua, allora, il portiere, questo qua è quello titolare. Vabbè, questo qua non ce ne frega. Abbiamo dei di qualcuno di veloce. Questo qua 63, 60, 57, 77. Questo qua è il TD titolare, che è fortino, devo dire la verità. Allora, vabbè, sono tutti che dobbiamo migliorare. Però ho già dei giocatori da comprare, quindi so un po' chi comprare. Quindi cominciamo ad andare a vedere qualcuno che voglio comprare, e ci vediamo dopo. Allora, io ho trovato questo qua che è 81 di velocità. Buonissimo. Buonissimo, buonissimo. Vabbè, vado a fare gli acquisti. Allora, io direi di fare una cosa. Allora, come TD, e anche un po' dal nome, però soprattutto è dalla velocità, perché lui mi piace un botto, perché è un botto veloce, è fortissimo,
e so anche già quanto bisogna dare, perché giocando alle vecchie quelle là da soli è abbastanza easy, come va bene, nessuno mi vuole in prestito ovviamente. Vabbè, allora lui potrebbe essere un TD nostro, perché Luis Advíncula, vabbè, io lo so, tutto sto prendendo per il nome, e vale poco, infatti 6 milioni è solo per noi di solito, ma non so se lo riprendono anche su quest'altro, ma penso di sì. Vedete, 6 milioni e l'abbiamo già preso, cioè è nostro praticamente. Dobbiamo vedere di stipendio quanto darci di... Ah, quanti anni dobbiamo tenerlo, è vecchino, ha 31 anni, però è velocissimo. Vabbè, lui è cruciale per la nostra... Secondo me quello che sta offerto, ok. Vabbè, 2 anni secondo me può rimanere ancora con noi, 2 anni e basta. Ok. Ok, allora, anche noi non vogliamo mettere niente, buono. La dello stipendio, allora, secondo me 18.000, no, sto mettendo 18 milioni, stop. 18.000 a settimana, va bene, penso. Ok, niente. Luis è il nostro. Quindi abbiamo anche un TD buono ora, e 75, però è 91 in velocità e corre come un matto in poche parole, per farvi capire. Ed eccolo qua che Okafor, uno dei più veloci, se ne va, perché al posto suo viene Luis, che è 91 in velocità, tipo 64, 74 in dribbling, in fisico 83, però come vedi in difesa fa abbastanza schifo, non sa difendere. Questo qua potremmo sempre tenerlo dai titolari, tipo posso qua, visto questo qua perché c'è un botto, posso metterlo poi dai titolari. Allora, io mi direi di fare una cosa subito. Voglio sempre dalle vecchie cose, c'ho altri giocatori, mi farò 20 giocatori. Allora ragazzi, questi qua sono i giocatori che vorrei comprare. Tiago Almada, che può crescere un botto perché ha 20 anni e può fare la S, il COC e l'AD, cioè può fare un sacco di voli messi insieme. Poi abbiamo Andre Onana, che è potrebbe essere un ottimo portiere, 25 anni, costa un po' perché costa, comunque esce dalla porta molto veloce, esce sui cross e parate con i piedi, è molto bravo. Poi ha tuffo 81, pesa 80, è buonissimo questo, possiamo dire. Però ci costerebbe un bel po', perché costa ben 31 milioni. Poi abbiamo qua Giacomo Raspadori, che ho mandato a quelli là a vedere quanto costano, così scopriamo quanto costano, quanto dobbiamo dargli, eccetera, eccetera. Allora, per il momento io direi di giocarmela tutta quanta simulandola, così nel caso qualche milioncino a casa ce lo possiamo portare per comprare qualcun altro. Quindi ci vediamo direttamente dopo. E 3-2 con gol di Conti e Pellegrino. Mamma mia, bellissimo. Da come potete vedere per il momento siamo bensì primi con 3 punti e dobbiamo andare a giocare con le altre. Vabbè, vabbè, fa niente. Allora, vabbè, sì, ciao, non me ne frega niente. Vediamo questo qua, a quanto vinciamo, perdiamo. Vinciamo 2-1 con gol di Wilmers e Wilmers, doppietta, buonissimo. Ok, siamo primi e questa cosa è molto good, che siamo addirittura primi. Potremmo qualificarci per Santa Clara. Oh, siamo mia mamma. Ciao mamma, non sapevo che eri una scuola di calcio, ma vabbè. E allora, siccome non ci qualifichiamo qua, tipo... No, non ci siamo qualificati alla fine. Vabbè, sì, Matteo. Ciao. Quindi, in tempo che siamo qualificati, non dobbiamo decidere se qualificarci primi, ma penso che ci qualifichiamo secondi. Ah no, noi probabilmente ci qualifichiamo o primi o secondi. Siamo qualificati primi con gol di Brajkovic e De Costa. Ok, allora in poche parole ci siamo qualificati primi e ora siamo in, mi pare andiamo direttamente in semifinale
contro il clan setup, premio torneo. Allora, in teoria ci hanno dato 800.000 euro. Chi ci hanno dato la dirigenza ci ha dato 800.000 per comprare altri giocatori, cosa molto buona che potremmo. Ah, ok, raga, siamo arrivati al reso conto di Thiago Almada. E non ne riceverai altri su questo giocatore, va bene. E anche su Giacomo Raspadori. Proprio quello che volevo sentire, vedere. Proprio quello che volevo farmi sentire. Quindi sappiamo che Thiago Almada è un 76, che è buonissimo però. Perché ha in accelerazione 90, cioè. E quanto costa? 16 milioni, ecco, sto un bel po'. Vabbè, lui 31, e vabbè, gioca una spadura invece 17.000, 76, e può fare la S e la TT. Se ci pensi, però, Thiago Almada ci servirà probabilmente per il CLC, perché il resto sono messi bene. Pellegrino ha 82 velocità, quindi penso che può rimanere lui, no? Vabbè, cominciamo nel frattempo a simulare la partita delle semifinali. E perdiamo 1-1 e perdiamo 4-3 rigori. Perché Advinculo e Sirco hanno sbagliato i rigori, le odio qui due. Vabbè, alla fine, fa niente, dai. Tanto era una prestagione, possiamo dire, perché a noi non ci serviva tanto. La partita dopo un gioco contro il Palma, vabbè. E vabbè, allora andiamo, questo qua, quanti soldi ci danno? 1.500.000 per comprare il giocatore. Allora, io come prima cosa, tanto quello abbiamo perso alla fine perché non ci ho giocato, se no probabilmente avremmo anche vinto, quindi con calma. Allora ragazzi, io direi di andare a fare una bella offerta per l'attaccante Giacomo Raspadori, perché ovviamente lui è uno dei più importanti che ci serve, però anche Andrea Onana ci servirebbe un botto, quindi io per lui ci prenderebbe un bel po' di budget. Quindi direi, Armada viene per prestito o non viene per il prestito? E io direi di provare a prendere Almada, contatta per acquistare, e 28 milioni, no vabbè, no, inizia la stagione qua. E l'Italia chiamò, sì. E te, vale 16 milioni e mezzo, 17. Però aggiungiamo anche clausola rivendita, perché non so se lo sapete, ma più clausola rivendita aggiungiamo e più sono propizi, 21 milioni. Dai, 19. Quindi ho chiesto un po' meno di quanto previsto, vedi? E aggiungiamo anche la clausola del 25% a sto punto, va. Beh, ci mancano comunque 24.000 euro, 24 milioni di euro. Thiago Almada è uno che ci servirebbe molto nella nostra squadra, sappiamo. E vabbè, raga, accetto, che devo dirvi, accetto. Ci ha chiesto un bel po' rispetto al previsto, però dobbiamo, c'è niente da fare, dobbiamo, perché alla fine una D a un CC servirebbe un bel po', per lui sarebbe cruciale. 4 anni, ha voglia che finiamo per 4 anni, tanto per lo giuro. Quindi la clausola recessoria. Allora, il bonus di ingaggio lo possiamo anche rimanere. E ho il bonus, leviamolo quello là. E come finisce un po' di più. Va bene, dai. E anche Thiago Almada è dei nostri. Allora,
Giacomo da Spadoro invece, che ne vale 17 milioni, aspetteremo un po', perché nel frattempo potremmo cominciare, vabbè, abbiamo Thiago Almada come suo ruolo principale, può fare il COC e l'addio penso non lo fa mettere, ma l'addio esce il punto interrogativo, non esce il punto interrogativo perché può farlo anche la S, allora anche la S però lui può fare dei ruoli COC A, S e AD, però sai che ci conviene fare Almada, lo teniamo come S, qui mettiamo Pellegrino, se così mettiamo Conti qua, andiamo a giocare poi con il, penso non possiamo quindi giocare più con falso 9, ma dobbiamo giocare con il 4-3-3, quello là offensivo. Beh, ma che la TT non ce l'abbiamo per il momento, però questo qua dovremmo levarlo e al posto di lui mettiamo Almada, così abbiamo qua Almada e però poi non abbiamo la TT, quindi direi di fare un'altra cosa. Giocheremo col falso 9, sì, che giocheremo col falso 9, sì, per forza, se sono uscito che sono un cretino. Allora, ragazzi, prima di questa qua sarà la forma sul dollare, lui ha 85 in velocità buonissimo, tiro 72, insomma lui come AD va benissimo, cioè quello di come S va più che bene secondo me, anzi va proprio benissimo, cioè non c'è niente da fare, non c'è niente da fare, va bene. Allora, comunque, ma devo ammettere qualcuno sul mercato e vabbè, andiamo. Allora, raga, mi è arrivata una proposta per il nostro attaccante Wilmes, però loro ci hanno offerto 5 milioni, voglio dire. Lui per noi è importante, cioè diciamoci la verità, perché ci siamo senza niente. Se lo prendono a 6 milioni e mezzo e quanto offerto, se ci danno il 10% sulla telecamera che si sta muovendo e ci danno 6 milioni precisi, potrebbe essere bello. Ok, ovviamente il nostro attaccante se ne andava ovviamente dopo questa cosa e non c'è niente da fare. Allora, vabbè, dimmi. Beh, segniamo ultimamente la stessa cosa. Mi sto guardando intorno e mi sto guardando intorno. Scusate per il telefono che tema. Ok, easy. Allora, lo spendo 42 milioni. Non mi hanno considerato di tutto. Acquistare Circo. Non mi ricordo se è uno dei titolari, se mi sbaglio sì. E vedete una cosa, Silk è dei titolari, sì, Silk è uno dei titolari. E proprio lui non possiamo, in effetti se ci pensate, proprio lui non possiamo accettare. Lui proprio no. E non possiamo perché ci serve per forza il CC quello là, perché sennò rimaniamo senza centrocampisti ed è una cosa assurda. Williams venduto, allora sono andato 4.400 per comprare e quindi dobbiamo almeno comprare un ATT. Io ho pensato, ma visto che abbiamo una persona che sappiamo quanto è, lo cresce molto, perché non ci prendiamo il mitico la Spadori,
Giacomo, dai, vieni con noi, Giacomo. Dai, ti faccio sognare. Con l'offerta per cartellino, 7 milioni. E 18 milioni. 18 milioni. 25.000 controfferta. Posso scendere, penso, a 20.000, ma 20.000 non penso proprio. Ma come devo? Allora, sì, direi così, e poi a causa della rivendita c'è prima quel 15%, così. 25 milioni, non ho bisogno di sottocampo, dai, io qua faccio di tutto per te. E tu hai speso un botto di soldi per lui, madonna. Infatti ora dobbiamo sperare che facciamo tanti soldi per comprarci almeno un altro giocatore qua. Ma tu sei più sciallo ovviamente. Durante il tempo, vabbè, per me è anche 5 anni prima, dai, facciamo la pazienza. Dai, allora. E buono, buono, anche noi non vogliamo, non vogliamo, non vogliamo, non vogliamo. Allora, ogni 5 gol con offerta rimuoviamo bonus. Poi adesso noi va bene. Ok, Giacomo Vespa 2 1 di nostro. Allora ragazzi, ci vedremo direttamente nel prossimo video per fare la prima partita in Serie A. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!